messo anche una luce un po' alla Storaro, così magari il controluce non ci trae in inganno mentre il sole cala lentamente. Sono le ore 17. Ecco, il mio orologio. Tolgo l'audio. Strano che non ci sia, Lorenzo. Secondo me dall'altra parte. Lo sta entrando, mi ha scritto in chat. Io partirei comunque e poi. Dai. Allora, registriamo anche. Sì. Registri tu? Registri sempre tu, vero? Salve, allora, questo è il settimo incontro di questo ciclo di talk che con il collega Lorenzo Madro abbiamo deciso di intitolare Sistema dell'arte, le professioni. Infatti abbiamo parlato e parliamo e parleremo anche questo pomeriggio appunto di quello che ruota attorno all'arte contemporanea, le varie professioni, le varie storie. Cercheremo di quanto è possibile, quanti nostri ospiti ci aiuteranno, se i nostri ospiti ci aiuteranno a guardare un po' dietro le quinte di quello che accade, in questo caso, ad esempio, dietro la realizzazione insomma, ancora di carta stampata e non, ma ce ne parleranno. Sì, stiamo cercando, diciamo, di appunto indagare le varie professionalità, ma anche cosa è cambiato nel rapporto con il pubblico, nella comunicazione in quest'ultimo periodo e anche quali esperienze si vorranno mantenere, quali, insomma, cose di positivo, tutto sommato, abbiamo imparato appunto in questo frangente e cosa può fare parte del nostro futuro. Lorenzo, vuoi presentare tu i nostri ospiti? Sì, intanto grazie, grazie a entrambi. Elena Bordignon sta per arrivare, benvenuto a Dario Pappalardo. Grazie, buonasera, grazie dell'invito. Elena, benvenuta. Come accennata, questi appuntamenti nascono proprio con l'idea di individuare e raccontare delle esperienze legate al mondo dell'arte. Esperienze concrete di chi lavora in vari ambiti, appunto. Oggi abbiamo questo focus sul giornalismo con Dario Pappalardo ed Elena Bordignon. Dario è vice capo redattore della redazione Cultura di Repubblica e di Robinson e si occupa nello specifico di politiche museali, mercato dell'arte, ma in generale, diciamo, proprio di storia dell'arte, direi. Attraverso uno sguardo che va insomma dal passato ai nostri giorni, attraverso interviste e altri campi di indagine. Elena invece ha fondato ormai quasi 10 anni fa ATP Diary, che è uno dei blog più seguiti e più rispettati insomma, nel mondo dell'arte contemporanea, a base a Milano, ma con un respiro ampio. L'idea è quella, nel suo caso, di raccontare con un diario, mostre, interviste e guardare anche alle nuove, diciamo, emergenze e anche ai nuovi artisti in circolazione nel territorio italiano e non solo. Partirei con Dario. Dario, sarebbe interessante anche tracciare un tuo breve profilo, cioè raccontare come sei arrivato, insomma, a questo tuo importante impegno a Repubblica e raccontare come è nato Robinson. Sì, io sono arrivato a Repubblica con uno stage estivo, banalmente, da una scuola di giornalismo e ho fatto uno stage estivo, poi ho cominciato a collaborare da fuori e in particolare ho collaborato con la Repubblica nella sede di Napoli. Ho fatto lo stage estivo prima a Roma e poi ho continuato a collaborare con la sede di Napoli, con la sede napoletana e occupandomi un po' di tutto, di quello che si poteva. Ovviamente, come accade sempre all'inizio, e tappando i buchi. E poi sono tornato a Repubblica grazie a una borsa di studio, una borsa di studio Formenton, che è abbastanza nota nel settore così, dei giornalisti e quelli che sono riusciti a vincerla negli anni passati, poi grosso modo hanno trovato la possibilità di continuare a lavorare a Repubblica o comunque nel gruppo
lo stesso gruppo editoriale, che intanto è anche cambiato, va bene, ma insomma si è ampliato, per così dire. E Robinson invece nasce come un nuovo supplemento che dovesse in qualche modo rinnovare, no, la tradizione dei grandi supplementi culturali italiani, e non solo. Repubblica ha una lunga tradizione di supplementi culturali sin dall'origine. Mercurio è stata sicuramente una di quelle testate che è durata poco, però ha segnato un passo importante nella storia dei supplementi culturali, che si occupavano anche di arte, ovviamente. E quindi Robinson rinnova un po' quella tradizione. C'è stato poi il Domenicale per tanti anni, che ha avuto molta fortuna sotto la direzione di Ezio Mauro, e Robinson è un po' il proseguimento di tutta questa storia. In qualche modo poi è rinato da un paio d'anni a questa parte, con una nuova grafica e anche con un'attenzione che sia un po' al format grafico classico del supplemento culturale, ma anche con uno sguardo al futuro. E in questo devo dire l'arte ha giocato moltissimo, gioca un ruolo molto importante, per fortuna, e non accidentale, come spesso è capitato nella tradizione invece dei supplementi italiani. L'arte non si trova su Robinson per puro accidente, e questa è una cosa interessante. Poi tra l'altro... Prego, niente, perché subito non posso aspettare neanche la prossima presentazione. Voglio chiedere subito per il rapporto appunto con la grafica, soprattutto con l'illustrazione, con gli illustratori, con coloro che di volta in volta, in maniera assolutamente diversa, direi con uno sguardo assolutamente diverso da numero a numero, danno la forma appunto ad ogni numero di Robinson. Ci puoi parlare di questo, proprio sempre un po' da dietro le quinte, il rapporto con i vari collaboratori, insomma, come nasce anche la... Ma io in realtà ovviamente mi occupo più del rapporto con i collaboratori scriventi. Per quanto riguarda ovviamente abbiamo il nostro ufficio grafico che si occupa del materiale iconografico, e in realtà con il tempo si è dato molto più spazio alla fotografia e anche al recupero di immagini storiche, di opere d'arte, spesso per corredare, per illustrare dei servizi di copertina. E servizi fotografici e opere d'arte, sostanzialmente, diciamo, questa è la... Si usa un po' meno l'illustrazione ad hoc per il supplemento, come era invece in altre occasioni, in altri luoghi. Ecco, qui si privilegia soprattutto la fotografia per quanto riguarda gli argomenti che in qualche modo sono quelli più attuali, ma anche l'opera d'arte per illustrare le pagine. E quindi in realtà noi non abbiamo un rapporto di lungo corso con Mannelli, no? Con Riccardo Mannelli, che realizza ovviamente i ritratti di settimana in settimana, che sono ritratti illustraparlando, che tradizionalmente chiude il supplemento, ed era già contenuto nei supplementi passati di Repubblica, la grande intervista finale, e lì chiaramente c'è un rapporto consolidato. Abbiamo dei rapporti che non sono però quotidiani, non sono settimanali con altri, ovviamente. Penso a Zero Calcare, che comunque periodicamente si affaccia anche sulle nostre pagine, si è affacciato sulle nostre pagine, così come accade anche sull'Espresso, no? Come accade sull'Espresso. Però non abbiamo un rapporto radicato, stabile con gli illustratori, ecco, in questo momento. No, ad esempio, a vederlo appunto, diciamo, da lettrice, pensavo che ci fosse un rapporto più strutturato tra diciamo, il contenuto e l'immagine, però No, è strutturato indubbiamente, però non abbiamo illustratori ad hoc. C'è appunto l'ufficio grafico che si occupa di reperire le immagini per chiaramente illustrare gli articoli. Se vogliamo parlare di illustratori, il discorso è diverso, perché non abbiamo dei collaboratori fissi, a parte Mannelli, ecco, che ogni settimana realizzano le copertine o le pagine all'interno. Ecco. Dario, sì. Domani è in edicola il nuovo numero. Ecco, domani abbiamo appena... Sì. Una super anteprima che è assolutamente intensa, e poi tra l'altro...
È una bellissima storia, anche se con un epilogo triste, insomma, recente. Raccontaci tu. Sì, ecco, noi abbiamo appena chiuso, faccio vedere, spero che si veda un po' la copertina. Ecco, questa è la copertina del Robinson che trovate in edicola domani. Questa è una bozza, non è ancora stampato, perché l'abbiamo appena chiuso, perché in via del tutto eccezionale abbiamo deciso di, così, di gettare le ortiche il numero che era pronto, martedì, mercoledì, insomma, solitamente noi chiudiamo il giovedì, abbiamo cancellato tutto, abbiamo ricominciato da capo per rendere il doveroso omaggio a Franco Battiato, che è una passione comune di tutti e di tutta la redazione di Robinson. Quindi abbiamo appena chiuso questo numero speciale, e saranno 40 pagine dedicate a lui. E qui c'è stata appunto una ricerca, sicuramente una ricerca iconografica interessante, vedrete delle foto che non sono così scontate. E, insomma, questo ha richiesto del tempo, ma il tempo era pochissimo, quindi il risultato vedrete che è davvero molto, molto, molto interessante per tutti. Grazie Dario. Passiamo la parola a Elena. Com'è nato ATP Diary, Elena? Allora, è nato 10 anni fa, su e giù. L'anno scorso avrei dovuto, nell'anno horribilis che abbiamo vissuto, avrei dovuto festeggiare i 10 anni con qualche iniziativa, insomma, sia editoriale, cartacea, parlavo di feste, eccetera, eccetera, quando in realtà abbiamo vissuto come abbiamo vissuto. Perciò, insomma, il decennio per quanto riguarda ATP è passato. È nato 10 anni fa un po' per caso, non c'è stata una strategia, un piano, non c'è stata una pianificazione, insomma, per quanto riguarda la testata, perché non nasce come una testata, come giustamente mi hai presentato tu, e come mi chiamano in tanti, insomma, non è che mi chiamano ATP Diver, la testata giornalistica legata all'arte, eccetera, eccetera, ma tantissimo, insomma, mi definiscono ancora un blog, perché fondamentalmente ha mantenuto, insomma, quell'atmosfera anche digitale, insomma, legata all'editoria digitale. È nato per passatempo, cioè perché io facevo già altri lavori, collaboravo con Scrivendo d'Arte, collaboravo con le edizioni Condé Nast, con Vogue Italia e l'Uomo Vogue, lavoravo in una galleria e perciò nel tempo perso alla sera, così cominciavo a, poi nascevano anche, no, 10 anni fa, questo fenomeno di blog, no, sulla possibilità di avere un diario personale, insomma, online. Io vedevo tutte queste mostre a Milano, ho la fortuna di venire a Milano dove succedono un sacco di cose, eccetera, perciò ho detto, perché visto che tutto questa mia esperienza pochissima, no, fluiva io collaboravo anche con Exibat al tempo, pochissima di tutto questo materiale, no, che mi frullava in testa finiva tra le righe, insomma, di qualche rivista, ho pensato di pubblicarla, insomma, nel blog, che tra l'altro non si chiamava ATP Diary, mi sembra a memoria, è passato tanto tempo, artemilano.blogspot.com, una cosa del genere. Anche graficamente, insomma, io non sono una grafica, perciò è nato, insomma, in maniera molto anche bislacca, no? Cioè, non era come adesso, no? Non era impostato graficamente come adesso, non avevo nessuna abilità per quanto riguarda font, caratteri, eccetera, eccetera, ma la mia unico obiettivo, insomma, era quello di scrivere ciò che pensavo, di ciò che vedevo, e non solo. Allora, tra l'altro, ripeto, 10 anni fa non c'erano ancora i cellulari che facevano queste meravigliose foto che facciamo ora, ma mi sono andato in giro con una macchinina fotografica, che avevo la possibilità anche di fare piccoli video, infatti mi sa che sono ancora online, no? Queste foto fatte da me, anzi io mi ricordo che avevo incontrato anche Chiodi, che mi disse: guarda, tu sei uno dei pochi blog online dove mette delle foto enormi, perciò visto che non posso capitare a Milano spesso, ho la possibilità di vedere un sacco di mostre grazie alle tue foto. Da lì ho cominciato con pochissimi lettori, ovvio che io sbandieravo un po', no, questo mio essere online, anche con un po' di timidezza, non so come dire, no? C'era un misto di timidezza e di egocentrismo. In ogni caso, ho cominciato a scrivere nei pensieri vari, ma anche fotografando le persone, no, che andavano alle mostre. Al tempo non lo faceva quasi nessuno, insomma, io andavo in giro un po' così, in maniera molto simpatica, no? Tutto è cominciato in maniera
anche poco professionale, perché di base non stavo neanche attenta a ciò che scrivevo, non mi facevo grossi problemi, perché di base dicevo, ho 10 lettori, compresa mia sorella e i miei amici, perciò non sto lì a raffinare, a scavare, non c'era un lavoro né introspettivo, non avevo nessuna abilità teorica, eccetera, volevo solo scrivere degli appunti, ecco, degli appunti su ciò che vedevo, ciò che provavo, eccetera, eccetera. Poi questa cosa è come dire, mi è sfuggita un po' di mano, no? Da quando da 10 lettori, 100 lettori, migliaia di lettori al mese, dopodiché, insomma, ovviamente con questo pubblico, no? Che si ingrossava sempre di più, ho cominciato a collaborare sempre meno con le altre testate, cioè ho interrotto le collaborazioni con Flash Art e con le altre riviste, ho mantenuto invece altre collaborazioni, insomma, eccetera, anche per campare di base, e ho cominciato a strutturarmi un po' di più. Nel tempo ho cambiato piattaforma, senza scendere in dettagli, insomma, da Blogspot sono cambiato piattaforma, ho cominciato a curare molto più la grafica, ho cominciato anche a strutturare più il blog, cioè prima era, insomma, i classici blog, no, infiniti che scorrono in verticale, scusate se scendo nei dettagli, insomma, più tecnici di lettura, per cambiare, insomma, formato. Adesso ci sono delle rubriche, no, c'è i talk, c'è i 2 minuti, strutturandomi, avvicinandomi un po' e formattandomi, cioè così, a quelle che sono le riviste, insomma, alle grandi riviste, alle grandi piattaforme, insomma, legate all'arte. Però ho cercato di mantenere fede all'informalità. Cioè, alcune volte, insomma, soprattutto all'inizio, mi permettevo delle licenze, sia per quanto riguarda la scrittura, con emoti, con, ripeto, insomma, una delle parole che mi si adatta di più per descrivere l'essere indisciplinata, proprio nel vero senso della parola, sia per quanto riguarda i contenuti, mettevo fotogallery, mettevo anche foto di dettagli o solo dettagli, facevo dei coming soon, eccetera, eccetera, sia per quanto la scrittura con slash, con tutta punteggiatura, eccetera, eccetera, con una marea di refusi, i miei amici mi dicevano, cura un attimo un po' di più i testi, perché insomma è una vergogna che insomma, siano pubblicate insomma, delle cose così... Così informali. Con il tempo, insomma, ho cercato sempre di mantenere la presa diretta con ciò che mi capita attorno, cioè nel senso che sia per quanto riguarda la scelta di collaboratori, perché a un certo punto non potevo mantenere quei livelli di... perché ho cominciato a pubblicare una volta al giorno, e lo faccio anche tuttora, ma eravamo uno o due articoli al giorno, però non ce la facevo più, cioè tipo fisicamente non potevo più mantenere quel livello da sola, tra l'altro, no? Perché insomma il blog nasce con me che carico, che vado in giro, che scrivo, che pubblico, che scatto le foto, che formato, eccetera, eccetera. A un certo punto ho cominciato a valermi di collaboratori, alcuni molto giovani, però anche altri più strutturati, insomma collaboro con giornalisti, Madre ogni tanto insomma, compare tra le righe, insomma, tra le rubriche di ATP Diary. Ovvio che insomma, moltissimi mi chiedono appunto come è strutturata la redazione di ATP Diary, perché dal di fuori siamo una vera proprio magazine, no? Con collaboratori, avrò decine di collaboratori in tutta Italia, mentre prima ero circoscritta solo a Milano. In realtà, ripeto, anche voi, anche prima me l'avete chiesto, cioè io... La redazione di ATP Diary è esattamente dove mi trovo con il mio computer. I miei collaboratori stanno tutti, chi è all'università, chi è a Lecce, Bari, a Londra, eccetera, eccetera. I miei scambi sono via mail, via videoconferenze, come in questo caso, e questo è quanto. Insomma, questa è una bozza di come nasce e come si è sviluppato, insomma, nel tempo la testata. E poi, senza contare che una parte fondamentale del cambiamento sugli ATP Diary è gli inserzionisti, no? Cioè, nel momento in cui ho cominciato a mettere, insomma, ho destato interesse anche a livello commerciale, no? Gallerie, fondazioni, musei, eccetera, festival, hanno cominciato a chiedermi di mettere un'inserzione, dei banner, oppure dei redazionali, eccetera, o degli approfondimenti, no? Automaticamente, anche lì, ho cominciato a impostare, insomma, la rivista più con un taglio più giornalistico, con un taglio meno informale, meno indisciplinato.
Elena, a proposito di questo rapporto col web proprio come mezzo, vorrei sentire invece Dario rispetto al rapporto che c'è tra il lavoro che tu fai per il cartaceo di Robinson e il lavoro che c'è per il sito. Cioè, come vengono gestiti questi due canali che hanno linguaggi costantemente, diciamo, diversi e completamente opposti per certi versi? Beh, diciamo che ormai Repubblica sta completando la strada dell'integrazione con il digitale, per cui non c'è più la, per quanto riguarda il quotidiano, non c'è più la, come dire, la tirannia del quotidiano e del timone della carta, ma le notizie si danno quando le abbiamo, al di là del rullo, no, della, che dal mattino alla sera è continuo, delle, ma le notizie, le esclusive, le interviste le diamo nel momento in cui le abbiamo. Quindi le presentiamo sul sito in digitale. Questa è storia delle ultimissime settimane, se non degli ultimissimi giorni. E quindi in questo ci stiamo imponendo di non fare più tanta differenza per quanto riguarda i contenuti. Chiaramente utilizziamo, dobbiamo utilizzare il sito al meglio per quello che il sito può darci. Quindi integrando i contributi con i video, con le gallerie e tutto quello che ovviamente un sito può offrire senza limiti di spazio. È ovvio che sulla strada dell'arte c'è ancora tanto da fare e tanto si può fare. Ricordiamoci però che stiamo parlando di un quotidiano generalista che già nel campo comunque dell'arte, a partire da Robinson non solo, negli ultimi anni ha fatto dei grandi passi avanti, perché chiaro che tutto questo discorso va portato, va offerto a un lettore che trova l'arte nel suo percorso di lettore del quotidiano e del supplemento culturale. Quindi l'arte è un capitolo fondamentale, ma siamo anche noi che dobbiamo portarlo verso il lettore, insomma, lettore che non necessariamente vuole leggere di arte o solo di arte. Quindi è una strada assolutamente in progressione. Stiamo pensando e stiamo valutando anche nuove forme di sviluppo che possono avere l'arte come protagonista, come oggetto. Però la strada concreta di questi giorni è quella dell'integrazione. Quindi e resta sempre il fatto che un buon prodotto può essere sia digitale che cartaceo allo stesso modo. Il contenuto deve essere buono, deve essere alto, deve essere con un editing corretto, con fact checking giusto, che tutto questo può essere adattato anche agli articoli che si occupano di arte, di mercato dell'arte, Dario, ma di mostre. Sì. Articoli a pagamento, soltanto per gli abbonati. Ecco, come vengono scelti anche, no, per un lettore che magari non conosce le regole, un po' le logiche che ci sono all'interno di questa scelta, come vengono scelti invece i pezzi che vanno online free o quelli che vanno online a pagamento con l'abbonamento? Allora, I pezzi a pagamento sono sostanzialmente le esclusive, sono quelli che fanno la differenza o per la firma del giornale o perché si tratta di contributi che sono propri del giornale. Quando un mese fa, per esempio, abbiamo affrontato la questione del Caravaggio ritrovato per stare, diciamo, nel settore, abbiamo affrontato la notizia del Caravaggio trovato nell'asta madrilena che poi è stata bloccata, abbiamo subito offerto l'articolo la sera, insomma, precedente all'uscita in edicola, l'articolo a pagamento sul sito, sulla home page. Era esattamente lo stesso articolo che avrebbero trovato i lettori il giorno dopo andando in edicola. Quindi quello è un esempio. Quando hai un'esclusiva, quando hai un'anteprima o quando hai un articolo particolarmente ben scritto, scritto da una giornalista che ha fatto bene il suo lavoro, va sicuramente a pagamento. Vanno free gli articoli che sono un po', danno conto delle notizie di giornata in una maniera sintetica, non particolarmente approfondita. E anche quelli ovviamente fanno parte della logica del sito, sono fondamentali anche quelli per i contatti e per l'apertura del sito. E a proposito di anteprime, un'anteprima fondamentale che hai dato due settimane fa è l'introduzione del nuovo libro di Germano Celant, la storia delle sue mostre, a cui lui stava lavorando con il suo studio, sì. E che è un po' una ricognizione dalle storiche mostre del 67-68 sull'arte povera fino alle ultimissime grandi rassegne internazionali, quindi proprio la volontà
per questo grande studioso, questo grande curatore, di ripercorrere la propria storia, ma che poi è la grande storia dell'arte contemporanea degli ultimi 50 anni. Come nascono poi anche questo tipo di, diciamo, di occasioni e di possibilità che si offrono al lettore proprio per approfondire in anteprima una storia così? Ma nascono all'interno di un percorso che stiamo facendo a Robinson, appunto dicevo prima, l'arte non è qualcosa di accidentale in un contenitore come Robinson, quindi proprio perché sappiamo e abbiamo deciso che comunque l'arte è nutrimento essenziale, esattamente come le arti figurative sono nutrimento essenziale, assolutamente come la letteratura, come la musica, come tutto il resto, tutto quello che trova spazio in un supplemento culturale. Raccontare l'arte non deve essere qualcosa di strettamente legato a un evento, a una mostra, a un accadimento da registrare. Raccontare l'arte significa raccontare anche la professione dell'arte, raccontare, oppure raccontare la storia dell'arte, raccontare l'iconografia. Lo stiamo facendo negli ultimi tempi, l'abbiamo fatto anche con Celant, avevamo l'occasione dell'anniversario, un anno della scomparsa, e abbiamo avuto la possibilità di accedere prima di tutti a questo, insomma, alle bozze della sua opera definitiva, interessantissima, enciclopedica, fondamentale per tutti i curatori di oggi e di domani. E poi abbiamo avuto anche l'opportunità, insomma, il regalo di Cecilia Lemani, la direttrice della prossima Biennale d'Arte, quella dell'anno prossimo, che è stata una delle ultime a incontrare Celant da vivo a New York, proprio a marzo scorso, qualche settimana prima la morte, e Cecilia Lemani ha scritto per Robinson un contributo molto personale. Ma tutto questo appunto nasce in un percorso che significa soprattutto le mostre sono importanti, sono degli appuntamenti importanti, ma non sono essenziali per raccontare l'arte. Tant'è vero che nel pieno del lockdown, nel pieno della pandemia, abbiamo deciso con il caporedattore Dario Olivero di tenere aperte le pagine dell'arte, perché la storia delle immagini è la nostra storia, e quindi mostre chiuse, musei chiusi, spazi dell'arte chiusi non dovevano corrispondere a pagine chiuse dell'arte nel nostro supplemento, e le abbiamo tenute aperte, abbiamo provato, abbiamo inventato, e in qualche modo ci ha fatto bene sperimentare la possibilità di raccontare l'arte al di là degli eventi, perché non dobbiamo essere legati all'evento, non è necessario per l'arte, l'arte ha una sua storia che continua e può essere registrata in ogni momento. Infatti volevo domandare questo, mentre abbiamo capito che ovviamente che per Elena Bordignone, per il suo ATP Dine, non è cambiato probabilmente nulla in questo anno appena passato, per voi in realtà è cambiato qualcosa sia nella modalità di lavorare sia nel contenuto per l'appunto, no? E questo cambiamento, tra l'altro, che magari, insomma, se ce ne parlare meglio, e poi pensate anche di mantenerlo per il futuro oppure no? Abbiamo, in parte la redazione si è smaterializzata, abbiamo utilizzato la piattaforma Teams come questa piattaforma con cui stiamo comunicando adesso per comunicare, per organizzare le riunioni di redazione, lo facciamo ancora, e quindi è chiaro che è molto più difficile vedersi tutti insieme. Oggi è stata una giornata speciale, proprio oggi, perché grazie a Battiato in qualche modo quasi tutti fisicamente ci siamo riuniti per chiudere questo speciale numero di Robinson. Però diciamo che abbiamo scoperto anche una possibilità di suddividere meglio il nostro tempo e di forse di moltiplicarlo paradossalmente, senza rinunciare però mai alla presenza fisica in redazione. Quindi a turno, comunque bene o male tutti siamo comunque rimasti, siamo venuti in redazione per lavorare, anche nel pieno, insomma, lockdown, della pandemia, e per lasciare appunto la luce accesa, che è fondamentale. Ancora, nonostante in un mondo smaterializzato, comunque ancora la redazione è importante come luogo fisico dove mettere in circolazione le idee, che altrimenti Robinson non potremmo farlo. Dobbiamo guardarci in faccia ogni tanto, è fondamentale. Siamo un po' retro. Ma poi dicevi non inseguiamo più la notizia, ma in fine conti forse andate un po' anche con numeri tematici oppure con argomenti anche sottostanti, no? Le varie mostre, quindi qualcosa di più riflessivo per certi versi? Sì, penso che sia un po' anche lo scopo di ogni supplemento culturale, comunque lo scopo
delle pagine dell'arte in generale, no? Quello di dare qualcosa in più, anche nel momento stesso con la mostra, anche la stessa mostra deve diventare un pretesto per raccontare il mondo che c'è dietro quella mostra. Abbiamo provato negli ultimi tempi anche a raccontare dietro le quinte delle mostre, spesso non si dà per scontato, una mostra è lì impacchettata, pronta. Beh, con Raffaello per esempio hai raccontato anche l'allestimento, questo grande momento. Sì, è stato poi il preludio diciamo alla chiusura di tutto, però abbiamo, perché ovviamente la mostra di Raffaello era la grande mostra dell'anno scorso, che coinciso un po' con la chiusura generale, ma insomma siamo riusciti a raccontare prima dello scoppio della pandemia questa mostra veramente ciclopica, che si stava costruendo le scuderie, quindi con le casse arrivate dal Louvre, l'apertura delle casse, l'ispezione, e fino alla, proprio all'allestimento, ai chiodi messi alle pareti sostanzialmente. Che voglio dire, magari per chi si occupa direttamente di arte può essere una banalità, un'ovvietà, ma per il lettore generalista magari non lo è. Quindi abbiamo voluto raccontare non il dopo, ma il prima, tutto quello che precede la mostra, con le maestranze, con i tecnici, dando la parola anche a loro, no? Alle difficoltà che si incontrano nel trasportare un ritratto di Raffaello da Parigi fino a Roma, e magari farlo entrare e farlo metterlo alla parete giusta, senza distruggerlo intanto. Certo. So che c'erano delle domande, delle curiosità da parte di alcuni studenti. Mario Bronzino? Sì, buonasera. Intanto, piacere conoscervi. Ho una domanda per tutti e due. Parto prima con Elena Bordignone. Lei, avendo fondato ATP Diary, penso che abbia una diciamo fonte principale da cui prende spunto per i suoi contenuti. Appunto, volevo chiederle quale fosse questa fonte, diciamo, da cui trarre appunto del contenuto per ATP Diary, e se si sente di consigliare qualcosa o appunto un'altra fonte di ispirazione o di informazione a coloro che si vogliono appunto tenere informati e aggiornati su quello che è l'arte contemporanea e sui protagonisti dell'arte contemporanea anche più giovani, che spesso appunto non sono così diciamo pubblicizzati, diciamo. Certo, ma io a differenza di una testata come Robinson non ho nessun problema, o perlomeno non me lo pongo di base, per quanto riguarda il pubblico generalista. Cioè io do per scontato che il mio lettore, infatti forse magari qui sbaglio, però di base un po' negli anni, insomma, ho capito i lettori un po' cosa vogliono, insomma, dalla testata, e seguendo un po' ciò che sia la vocazione della testata, sia insomma ciò che i lettori di base, anche perché possono comunicare con la redazione, no? C'è un indirizzo e io, insomma, e cerchiamo di ascoltare, insomma, tutte le voci. In ogni caso, non ho il problema del pubblico generalista, cioè il taglio dei pezzi non è legato alla grande mostra, la mostra di Raffaello, oppure la Biennale di Venezia, eccetera. Anche quello, ovviamente, seguiamo le grandi kermesse, però mantenendo fede a quello che era, insomma, il blog di allora, insomma, di quando, insomma, di quando è nato, ho sempre cercato di mantenere l'aderenza con tutto ciò che succedeva nel basso fondo dell'arte contemporanea. Tant'è vero che ricevo decine di mail da curatori quotidiani, cioè giornalmente, dicevo, tantissime mail da curatori, galleristi, critici, artisti, tantissimi artisti mi scrivono, e perciò è come se le informazioni le ricevesse di prima mano, a parte le grandi mostre nei musei, eccetera, perciò ho tutto il materiale dagli uffici stampa, eccetera, eccetera, sia interni che esterni, ai musei, eccetera, eccetera. Tantissimo materiale mi arriva direttamente dagli artisti, mi arriva direttamente dai curatori. E perciò la mia testata, se uno la scorre così anche nella home page, vedrà sicuramente che io do tantissimo spazio agli spazi no profit, alle iniziative legate al web. Ad esempio, durante la pandemia io
l'anno scorso ho lavorato tantissimo, cioè per paradosso, anche se le mostre non venivano aperte, era tutto chiuso, gallerie, musei, eccetera, eccetera, festival, era tutto chiuso. In realtà ho macinato, pubblicavamo 2-3 pezzi al giorno, perché insomma, è come dire, il web pullulava, cioè sembrava che ognuno avesse un progetto da proporre, che ne so, dalla Fondazione Trussardi che aveva chiesto agli artisti di mandare una foto di ciò, della loro stanza, no? Di cosa vedevano, eccetera, eccetera. Io avevo chiesto a curatori e critici di organizzare delle mostre online, delle mostre oppure, perché mostre mi sembra obsoleto come parola, da utilizzare online, dei progetti digitali, no? Che potevano essere dei testi, che potevano essere delle foto di testi, che potevano essere delle foto di foto, che potevano essere infinite gallerie, fotografie prelevate dalla carta stampata. Una confusione, ecco, no? Cercavo di dare disciplina a tutti i talk, tra l'altro, no? Che succedevano online, cercavo di disciplinare tutto questo pullulare di idee, no? E di idee tra, no, tra quello che le persone, gli artisti soprattutto, avevano in testa, e insomma dargli una sorta di forma per poterla pubblicare appunto sulla testata. Cioè, ma lei pensa che anche, diciamo, proprio a causa della pandemia, lei, o comunque per il suo lavoro, lei pensa che appunto la visione dell'arte in maniera digitale abbia cambiato la sua visione dell'arte in toto? Cioè, per lei l'arte è completamente separata da quella che è una fruizione fisica nei musei o nelle gallerie? O comunque... No. No, cioè no, e nel maniera più assoluta e più categorica, cioè nel senso che l'arte deve essere vista sempre, cioè il web, Instagram, tutti i social, TikTok, soprattutto quello con la diavoleria, eccetera, diavoleria in senso buono anche, non sostituiscono la fruizione reale. Soprattutto io insegno anche, ai miei studenti dico, per scrivere un buon testo dovete partire dal momento stesso in cui uscite di casa per andare a vedere una mostra. Cioè, proprio ci vuole per capirla, per studiarla, per approfondirla, eccetera, eccetera, l'arte va vista. Poi, un altro discorso possiamo fare per quanto riguarda se l'arte è condizionata, se gli artisti, no, il modus operandi, è condizionato da questo modo di fruire il mondo. Cioè, il mondo passa attraverso i media e perciò magari l'artista digerisce attraverso i social, un determinato tipo di realtà. Però questi sono cavoli dell'artista. Per quanto mi riguarda, per chi fruisce, il lettore, l'appassionato, lo studente, eccetera, eccetera, l'arte va vista sempre, reale, sempre. Proprio non c'è sostituzione. Cioè il mezzo digitale non sostituisce mai la visione dell'opera, mai. Grazie mille. Mentre per Dario Pappalardo avevo un'altra domanda, non vorrei togliere troppo tempo. Però appunto poco fa sentivo lei appunto affermava che è meno un rapporto con gli illustratori e con i grafici, molto più stretto invece un rapporto con le figure appunto dei fotografi, chi invece si dedica appunto direttamente ad un altro tipo di immagine. Io le volevo chiedere appunto che rapporto c'è con la figura del fotografo e se ha comunque una sorta di libertà nel suo linguaggio o nella sua espressione, o se invece spesso viene guidato verso quello che è il raggiungimento di un appunto dell'obiettivo, diciamo, di come si vuole avere il prodotto finale, e se soprattutto esiste quindi una figura di critico, come possiamo dire, della fotografia, quindi qualcuno che appunto si dedica all'analisi di quella che è l'immagine fotografica. Allora, il rapporto con la fotografia è un rapporto molto concreto. Prima parlavo del fatto che appunto non abbiamo illustratori fissi come era accaduto per la passata gestione, insomma, di Robinson, perché si privilegia un rapporto più concreto, una risposta più concreta anche dal punto di vista dell'immagine, di quello che raccontiamo. Quindi anche per quanto riguarda il rapporto con i fotografi, il rapporto passa attraverso la concretezza, cioè non facciamo un discorso artistico in questo senso, cioè il fotografo che scatta le foto che poi andranno fatte apposta, no? Per un servizio che deve illustrare
le nostre pagine deve in qualche modo essere l'occhio del lettore. Questo non significa che deve fare brutte foto e semplici foto, è la differenza la fa la sua professione. Nel caso, per esempio, delle foto Raffaello, sulla mostra di Raffaello, appunto, c'è spesso, insomma, quanto riguarda le mostre, Alberto Novelli, per esempio, fa un ottimo lavoro, eravamo lì nel pieno del backstage e chiaramente non è che mi sostituissi a lui nella sua professione, però ovviamente ci sarà sempre un minimo di confronto. Detto questo, si parla di qualcosa, il risultato deve essere molto concreto, più concreto che artistico, deve essere appunto sostitutivo dell'occhio del lettore. Credo che sia questo un po' l'obiettivo fondamentale, restituire un'idea di concretezza all'immagine, che non sia troppo lontana dal testo che si sta leggendo. Si sono un po' parlare le due cose. È molto difficile interagire tra immagini. E diciamo che in questo momento la scelta è quella di essere semplici, essenziali, efficaci. Grazie. 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 Grazie Mario. Dario, una domanda. Ma se oggi magari anche uno dei nostri studenti volesse intraprendere questo percorso legato al giornalismo e nello specifico quello legato al mondo dell'arte, che percorso consiglieresti per avviare proprio un impegno concreto? Ma allora, il percorso giornalistico io consiglierei sempre, cioè consigli, io non sono in grado di dare consigli, è meglio non dare consigli, ma insomma... Penso sempre che comunque il giornalismo sia una cosa sola, che poi si possa applicare a più campi, ma che sostanzialmente ci siano delle regole che sono uniche per ogni campo. Si è soprattutto giornalisti, se sei giornalisti poi sostanzialmente si riesce a fare quasi tutto, si riesce ad affrontare qualsiasi tipo di notizia. Io credo credo che sia difficile pensare di essere solo un giornalista culturale. Il giornalista culturale non può essere magari un obiettivo a lungo termine, ma non un punto di partenza, perché è importante l'educazione allo sguardo, no? E significa anche guardare la strada, non significa guardare una mostra. Io credo che comunque resti importante il rapporto concreto con la realtà che si attraversa. Quindi, secondo me è un po' pericoloso partire dall'idea di essere solo un giornalista che si occupa di... Di mostre, ecco, può essere un punto di arrivo, però penso che il bagaglio del giornalista debba essere un bagaglio sfaccettato e quindi se stiamo parlando di qualcosa che ci sta franando sotto i piedi, quindi è qualcosa che cambia in continuazione, non ovviamente il giornalismo è già qualcosa di molto diverso rispetto a quello che era il mondo in cui ho iniziato io, che non era l'Ottocento, ma insomma era quasi 20 anni fa, eppure sì, qualcosa di diverso. Però eviterei di un'eccessiva specializzazione in partenza, ecco. No, chiaramente per chi magari intende fare solo quello di mestiere, sì, specializzarsi soltanto in un ambito e per un altro. Certo, si parla di giornalismo, poi un conto è, non lo so... Io tendo sempre a distinguere il giornalismo dalla critica. Per carità, i critici sono una cosa, il giornalista è una cosa, il critico ha una formazione diversa. Io penso che queste distinzioni siano ancora importanti anche nel mondo di scrive, di arte, di beni culturali. E spesso appunto abbiamo critici che scrivono sulle pagine di Robinson, abbiamo scrittori, ci sono degli scrittori che hanno una tendenza all'arte molto spiccata, hanno una facilità anche di racconto. Penso a Melanie Mazzucco, che ha scritto dei libri fondamentali su Tintoretto e la sua famiglia, ma ha una spiccata vena così, storica dell'arte mancata, si può dire. Quindi i suoi articoli sono qualcosa di diverso. Oppure c'è Valeria Parrella, che scrive spesso e volentieri per noi, e lo fa in una maniera molto personale, totalmente diversa dalla Mazzucco. Parliamo di Achille Bonitoliva, che è un collaboratore storico. Achille Bonitoliva, che è l'arcicritico italiano, che ha la sua maniera, la sua storia, che è un pezzo di storia
Perché ho visto che Achille negli ultimi tempi, oltre alle recensioni delle mostre, sta pubblicando diversi testi che sono dei fatti anche dei piccoli saggi. Esatto, sì, sì, sì. Di metodo quasi. Sì, sì, ecco, con Achille si fa un lavoro diverso, così si sente al telefono e si concordano un po' i temi, poi ovviamente Achille Bonito Oliva scrive come Achille Bonito Oliva. Beh, sì, certo. È il suo, un piccolo saggio che lui scrive su Robinson, che ovviamente riflette ad ampio raggio su un tema che può essere, soprattutto lui sta insistendo molto negli ultimi tempi sul pubblico, su come è cambiato il pubblico e su come dovrebbe cambiare l'artista rispetto al pubblico. Ecco, questo è un tema interessante, ha riflettuto molto sulla smaterializzazione del pubblico e sulla necessità adesso invece di tornare in qualche modo a un rapporto più fisico e diretto tra artista e pubblico. Ecco, questo è qualcosa che solamente un critico può effettivamente, no? Mettere giù in un testo, e staccandoci direttamente dalla dipendenza da una mostra. Ecco, in questo caso qua c'è bisogno, pura riflessione, però è Achille Bonito lì. Beh, certo, ma poi è anche sempre un progetto legato al metodo anche di lavoro e di sguardo sulle cose, sull'arte. Certo. Grazie Dario. Elena, invece i collaboratori di ATP come vengono individuati? Ma allora, io dicevo continui richieste di collaborazione, soprattutto da giovanissimi che escono dai master, che escono dai dottorati, che escono dall'università, eccetera. Perciò insomma, i collaboratori un po' li filtro attraverso... perché mi piace mantenere questa freschezza, no? Anche nel tipo di scrittura, anche nella sensibilità di come percepire, insomma, come si percepisce l'arte, insomma, con delle teste, no? dei cervelli giovani. Però, nonostante questo, ho anche collaboratori che condivido con altre testate, no? Che magari mi dicono, che ne so, faccio un giro a Londra, vorrei, che ne so, scrivere di questa mostra, oppure sono venuto a sapere di un progetto che mi interessa. Perciò anche collaborazioni sporadiche di giornalisti che scrivono per riviste generaliste o magari per testate di settore. Perciò li scelgo a seconda proprio della capacità, della quanto brillano i testi che scrivono, no? Se vedo che dei testi dei giovani, no? Che si propongono nel mondo dell'editoria, cioè della freschezza, cioè un'originalità nel raccontare, insomma, determinate mostre, determinati progetti, oppure gli stessi collaboratori mi vanno a scoprire dei giovanissimi talenti, no? Oppure degli spazi no profit, oppure tutto quello che è sul nascere, no? Mi interessa mantenere anche questo livello di sperimentazione, no? Di mostre a Palermo, tipo Ascensore, oppure Progetto Pan, insomma, adesso ne cito alcune che mi passano per la testa, no? Tutti progetti che altrimenti non avrebbero visibilità, non dico a Robinson assolutamente, però non avrebbero visibilità anche nelle testate, no? Nelle testate più grosse della ATP Dive, no? Giovani artisti italiani all'estero, come a volte capita anche di leggere su ATP. E invece Elena, un ruolo importante hanno chiaramente i social anche per il lavoro che tu fai col tuo blog. E spesso anche nei commenti si scatena un dibattito, un confronto da Luca Rossi, diciamo, in avanti. All'inizio avevo i commenti aperti scatenavo delle vere e proprie zuffe, insulti, cioè cose... Come pensavi, diciamo, di conseguenza? Dopo un anno, due anni, eccetera, ho deciso di togliere il commento libero perché non era più costruttivo, non era più né sano e non faceva bene a nessuno, cioè di base, no? Non faceva bene né all'artista. Questo, poi vabbè, c'è tutto il discorso dell'anonimato che ti dà la possibilità di scrivere tutto quell'accidente che ti passa per la testa senza filtri e con... poi vabbè, io sono del parere che
mondo dell'arte è fatto di un sacco di personalità frustrate, perché insomma di scontentezza che anima spesso le vite professionali delle persone, e questo va a riversarsi appunto su commenti anonimi, eccetera, eccetera. Problema che oramai insomma, non ce l'ho più, perché non è interessante né proficuo per nessuno, proprio per nessuno. Di recente, per esempio, la bravissima Mariella Senato è stata vittima proprio di una serie di violenze senza limiti sui suoi profili Facebook, e ha dovuto chiudere praticamente la sua pagina proprio per difendersi anche da questo rancore che a volte gli artisti hanno rispetto a chi sostanzialmente ottiene dei risultati. Il bello e il brutto degli artisti è che hanno questo sacro fuoco divino, no? L'artista crea, perciò pensa di essere il creatore di mondi, che va benissimo che sia così. Però nel momento in cui il loro mondo viene scoperto da testate, critici, curatori, eccetera, eccetera, ovviamente insomma, nasce una frustrazione che poi va a riversarsi nell'anonimato, come questo fenomeno di Luca Rossi che mi ha insultato anche insomma, di recente, perché non gli davo visibilità, perché aveva fatto una mostra non so dove, e io ho sempre boicottato queste forme di anonimato. Cioè, secondo me bisogna sempre metterci la faccia, sempre, firmare sempre quello che si fa. Cioè, io dico questo, lo dico anche con, perché io insomma, mi sono creata tantissime inimicizie, no? Scrivendo quello che pensavo fuori dai denti, no? Nel senso, perciò adesso veramente non tollero gli anonimati di nessun tipo. Cioè, anche se qualcosa dice qualcosa di sensato, le cose che si vanno pubblicate vanno assolutamente firmate, insomma, perciò il dibattito adesso si fa in un altro modo, no? Tutte queste discussioni che si fanno nei talk, con tutti i mezzi, su YouTube, eccetera, anche in questo caso, no? Sarebbe stato impensabile farlo 2 anni fa, no? Non saremmo stati seguiti, no? Eccetera, eccetera, invece adesso è cosa comune, no? Potersi scambiare. Infatti secondo me questa cosa non passerà, cioè anche dopo la pandemia, mi auguriamo che finisca il prima possibile, continueranno, no? queste chiacchierate online, queste discussioni. Spesso... Però questa, diciamo, è un'occasione anche, chiaramente non in momenti di violenza verbale, ma un'occasione anche per conoscere un po' i punti di vista dei lettori e sollecitare un dibattito sano. Per esempio, a Repubblica cosa accade su questo, Dario? Cioè, il lettore, diciamo, magari anche sui social o ai piedi di un pezzo, commenta, partecipa per quanto riguarda gli articoli legati al mondo della cultura. Vedo che su Instagram, per esempio, Robinson ha una pagina molto attiva che ogni sabato e ogni domenica condivide nelle proprie storie per 24 ore i post dei lettori che usano l'hashtag Robinson. Quindi sì, c'è anche la volontà di rendere protagonisti tutti i lettori. Sì, assolutamente, ma è solo, diciamo, anche quella lì è un settore che è in via di sviluppo, che stiamo sondando adesso, insomma, ci saranno le novità in quel senso. Ma la cosa interessante è che noi riceviamo molte email anche dei lettori che ci chiedono di ampliare alcuni contributi o ci suggeriscono addirittura dei contributi. C'è una rubrica che non ha a che fare con l'arte in senso stretto, ma con la letteratura, che si chiama Grande Richiesta, ed è assolutamente il frutto delle richieste dei lettori che chiedono di recuperare la storia di uno scrittore dimenticato. Quindi sostanzialmente quella pagina lì si nutre proprio dello scambio con i lettori. Quindi al di là dei commenti, in realtà non... sono relativi, devo dire, i nostri articoli, non è che dividano più di tanto, non c'è, per fortuna non ci sono faide sanguinarie sui social che ci riguardano strettamente, però c'è uno scambio continuo, ci sono dei lettori proprio che ci scrivono e commentano gli articoli, magari ovviamente poi ognuno risponde, il diretto interessato risponde, magari nasce anche un confronto, una conversazione fruttuosa poi anche per quello che dobbiamo fare, che comunque è frutto di uno sforzo collettivo e di un raffronto, un rapporto con chi ci legge, che altrimenti non avrebbe senso quello che facciamo. Quindi ben venga, ma nella civiltà ovviamente, certo. Spera. Vedo che c'è una domanda di Simone in Travaglia. Simone, prego. Sì, salve, mi vedete? Sì, salve Elena Bordignon, salve Dario Pappalardo, saluto i professori. Avrei una domanda prima per Elena Bordignon.
lui è lo studente più educato che abbia mai conosciuto, è gentilissimo, un maestro di antica educazione siciliana. Dovrei dare del Vossia, del Vossia. Vissuto molto in Francia, insomma è un po' un giramondo. La domanda per Elena Bordignone è la seguente: ancora prima che lei possa scrivere in relazione ad una mostra, per lei è fondamentale avere un contatto diretto, conoscitivo con l'artista, o preferisce non averlo onde evitare un vizio di forma nella scrittura? Ovviamente dipende dall'artista, dipende dalla mostra che vedo, dipende dal contesto, dipende da un sacco di cose, cioè non lo escludo. Cioè, solitamente avere una chiacchierata, cioè dopo non ho la teoria del recensire, scrivere di una mostra, speculare, approfondirla, eccetera. Non è che ho il dogma del non voglio parlare con l'artista perché non voglio essere condizionata. Spesso non c'è la possibilità di avere un confronto con l'artista, però quando c'è, sicuramente è utile ma non necessario, ecco. Anche perché spesso l'artista non ha il pieno controllo di ciò che fa, cioè nel senso non ha, l'artista prima, insomma, dicevo questa cosa dell'artista è creatore di mondi, però un mondo che però una volta, no, esposto, una volta creato è di tutti, perciò ognuno può leggerlo a suo modo, a seconda della sua sensibilità, della sua preparazione, del suo intelletto. Perciò non saprei, cioè nel senso, se ho la possibilità di parlare con l'artista, ben venga, cioè nel senso, anche perché poi è sempre bello, cioè sempre bello, interessante, illuminante, no? Capire perché un artista ha fatto determinate cose, perché ci è arrivato, no? Spesso è legato alla sua vita personale, spesso è legato a studi, spesso è legato al caso, spesso è legato al mistero più buio. Perciò sì, insomma, e poi è anche bello, no? Proprio condividere l'opera. Con l'artista però nell'economia di un testo non è assolutamente necessario. Mi è capitato che spesso ho ricevuto un ottimo riscontro da parte dell'artista che legge dopo aver letto quello che avevo scritto in relazione al suo lavoro, perché lui non ci aveva mai pensato, no? C'è questa cosa che spesso un giornalista, un critico fa emergere un aspetto delle idee, dei pensieri legati all'opera che magari l'artista non aveva minimamente pensato. Perciò è una cosa che dipende da tantissimi fattori. Poi spesso magari uno si trova a scrivere delle mostre che l'artista non c'è più, che l'artista non è presente, che l'artista spesso non ha nessuna voglia e intenzione di dire nulla del proprio lavoro. Cioè, tantissimi artisti non si prendono la briga di spiegare perché banalizzerebbe ciò che hanno fatto. L'opera deve essere spesso magari faccio un esercizio che non solo non ho la possibilità di parlare con l'artista, ma spesso non voglio neanche leggere né un testo critico se c'è, né un comunicato stampa di una mostra. Spesso voglio veramente avere una relazione con l'opera diretta, cioè senza nessun filtro, perché in teoria l'opera deve raccontare da sola il suo inizio e la sua fine, cioè deve essere aperta a qualsiasi tipo di interpretazione senza nessun racconto di nessun tipo, insomma. Poi quando ci succede che a raccontarti l'opera è, non so, un assistente di galleria oppure il gallerista, cioè assolutamente non bisognerebbe mai fare un giro per le mostre, insomma, in galleria con i galleristi, perché ovviamente per i galleristi ogni lavoro è eccezionale, meraviglioso, eccetera, 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 so perché, per ovvi motivi. Però, rispondendo alla domanda, non è necessario. È interessante, è illuminante, però non è assolutamente necessario per l'economia della scrittura di un testo. La ringrazio, gentilissima. Passerei adesso a Dario Pappalardo. La mia domanda è la seguente: se le ponessi di fronte una fotografia di Josef Kudelka, celebre fotoreporter, sulla primavera di Praga, mi scusi dalla defiance, lei la considererebbe una mera produzione giornalistica o un'opera d'arte?
In questo momento un'opera d'arte. Nella Praga dell'epoca una prova di grandissimo giornalismo. Quindi è giusto poter affermare che il fotogiornalismo possa essere considerato arte? Sì, però parliamo di fotogiornalismo, quindi deve innanzitutto documentare, non deve sofisticare quello che racconta. È fondamentale che non sia più bello di quello che racconta, ecco. Soprattutto grazie. La documentazione del fatto viene prima, per me, quando si tratta di fotogiornalismo, ecco, non... Certo. Fondamentale, no? È come quello che in letteratura ha fatto a sangue freddo di Truman Capote, no? Cioè, è grande letteratura, ma innanzitutto è Dario, qui sì. potremmo aprire. Vabbè, orizzonti lontanissimi. Come no, mi ha colpito molto la frase: non deve essere più bella di ciò che racconta. Però vabbè, c'è anche la bellezza dell'ispirazione, la bellezza del dramma, la bellezza del conflitto, la bellezza... No, del... Ma c'è una bellezza anche accidentale, per carità. Certo, non... certo. No, no. Però vabbè, qui apriremo tipo una diatriba, una... Faremo uno spin-off alle 2 di notte. No, le ho posto la domanda perché Roland Barthes in Camera Chiara parla della fotografia in tutte le sue forme, come colei che si possa servire del medium fotografico per mostrare la sua arte. Quindi c'è questa parola arte che mi rindondava in testa e per l'appunto le ho posto la domanda. Sì, però parliamo di una fotografia applicata, in questo caso stiamo parlando di Kudelka e quindi di Praga, no? Certo. Stiamo parlando di una fotografia applicata a un fatto che avveniva, che accadeva in quel momento. Io non credo che Kudelka stesse pensando in quel momento di realizzare delle grandi opere d'arte. Stava documentando una tragedia nel suo divenire, no? Beh, così come un grande fotografo che in questo momento, o che insomma negli anni recenti ha documentato le primavere arabe oppure Gaza, io spero che non stia pensando di realizzare una grande opera d'arte. Non è, spero che non sia quello il fine, ecco. Per cui un conto è certo. Henri Cartier-Bresson che racconta la Parigi del dopoguerra, un conto è Kudelka che in quel momento con i carri armati a Praga sta documentando qualcosa di tragico e lo deve raccontare al mondo, ecco. Il punto è quello. E l'argomento non è tanto... Poi per carità non sto qui a dare così a segnare i premi. Si tratta di grande arte, però in questo momento è più facile dirlo, forse così in diretta un po' meno, non lo so. In diretta mi sarei preoccupato del carro armato, non tanto dell'opera d'arte, ecco, questo è il punto. Adesso possiamo dire che è opera d'arte. No? La ringrazio per il suo punto di vista da giornalista, grazie. Grazie Simone. Ambra? Sì, volete la mia opinione sull'opera d'arte o meno? Sì, no, questo argomento è molto, molto interessante, capisco anche benissimo il punto di vista dello studente. No, è interessante, veramente si potrebbe fare uno spin-off a parte gli scherzi, cosa consideriamo arte, perché, e poi in ogni caso già la documentazione diventa bella, no? Posto che c'è ancora della bellezza, che noi cerchiamo ancora della bellezza nell'arte, già la documentazione è bella di per sé, il fatto che quello sia un documento di qualcosa che non c'è più, anche se di tragico in questo caso, no? Ieri abbiamo visto tutte quelle foto su Monte Verità, erano tutte molto belle comunque, al di là dello scatto dell'artisticità che non c'era in effetti, no? Ad esempio. Poi Ambra, alle 2:30 potremmo cominciare a discutere cos'è bello, no? Perciò esatto. E poi che cosa è bello per noi oggi e se cerchiamo ancora la bellezza e che cosa, no? E cosa? Sì, no, ma infatti questo può essere, Lorenzo, può essere il nostro prossimo progetto, cioè vedere se cerchiamo ancora della bellezza. No, va bene, forse ci possiamo avviare verso le conclusioni, non so se vogliamo... Ora, scusami, questo è interessante quello che ha detto Elena del ruolo dei galleristi, che chiaramente devono anche loro fare il loro mestiere, poi ci sono i grandi galleristi che hanno avuto un ruolo da pionieri, non so, da Lucio Amelio a mille altri fondamentali, Leo Castelli e così via, e chiaramente loro devono anche fare il loro mestiere di venditori, no? Perché... è giusto che sia così, insomma, nella loro missione.
Però un tema interessante per l'arte contemporanea penso che sia quello del valore proprio della singola opera e del singolo intervento, perché oggi spesso molto sulle riviste di settore, nei testi critici, si leggono delle parole legate alle opere, delle spiegazioni legate a grandi concetti, a grandi pensieri, a grandi riflessioni che però poi nei fatti non si riescono a percepire materialmente nella formalizzazione dell'opera. E quindi il grande tema è la grande illusione anche che c'è spesso nel mondo dell'arte contemporanea rispetto al valore di alcune opere, di alcuni artisti e all'effettiva concretezza dei principi che professano rispetto a quelli che praticano nella realtà del loro lavoro stesso. Certo. Sì, vabbè, anche quello, il rapporto con, fra artista, gallerista, comunicazione, insomma, rimane sempre qualcosa di arcinoto, tutto sommato, però anche per certi versi imperscrutabile, no? Cioè, oggi dovrebbe essere tutto molto trasparente, ecco, forse una delle cose positive degli ultimi anni sarebbe questa millantata, diciamo, per certi versi trasparente. Ma io ultimamente ho pensato che bisognerebbe proteggere, una riflessione che ho fatto così di recente, no? Vivendo insomma, dopo vent'anni che bazzico a tutti i livelli, no? Nel mondo del sistema dell'arte italiano, che l'artista andrebbe protetto anche da se stesso, non so come dire, no? Cioè che il ruolo del gallerista dovrebbe riemergere non solo come figura commerciale, ma perciò insomma, fiere, promuovere gli artisti, eccetera, eccetera, ma dovrebbe proteggere l'artista da... dalla società, come se l'artista dovesse stare rinchiuso nello studio e fare ciò che deve fare, cioè deve fare l'artista, senza dover intraprendere anche il ruolo del promotore di se stesso, no? Cioè tutti quegli artisti che si professano, no? Che si sbattono tantissimo per entrare nel mercato, eccetera, eccetera. Io vorrei insomma che emergesse, no? le figure quasi novecentesche dei galleristi che curano, proteggono, no? Il lavoro dell'artista un po' sotto vetro, ecco, non so, un po' mi viene da pensare che però forse magari non esistono più i grandi galleristi colti, no? I grandi galleristi con una certa stoffa, di una certa levatura, ecco, insomma, no? Magari pensassero meno a, ma non so, però vabbè, un'idea che viene, insomma, questa idea del... L'artista dovrebbe proteggere, il gallerista dovrebbe proteggere un po' più l'artista, insomma, in tutte le sue forme, no? In tutte le sue, un figliolo da crescere, proteggere. Dovremmo avere galleristi, diciamo, utopisti per certi versi, che credono nel loro lavoro quasi come se fosse una missione, o missione forse un po' troppo, però insomma come se fossero militanti e dobbiamo tornare indietro agli anni 70 per trovare figure di questo genere, no? Certo. Gino, però in realtà Gino nasce appunto, cioè è radicato, se non è... Insomma, se quantomeno nel 77, mettiamola così. Io ho fatto l'assistente, tra l'altro, per Gino Giannuzzi alla Neon, durante l'università, c'è una figura che conosco molto bene. I giovani artisti dovrebbero eradicare da se stessi l'idea di dover diventare per forza persone di successo, che secondo me è questo il punto di partenza. Infatti, se... Mi sembrava di sentire nelle parole di Dario Pappardo quando prima diceva forse non dovreste pensare a specializzarvi, eccetera, ma avere una visione più ampia, no? Mi è sembrato di cogliere questa idea. E invece ho l'impressione che i giovani artisti invece al contrario vogliano praticare la super specializzazione per arrivare al successo, non tanto per avere un obiettivo culturale, intellettuale più ampio, ma per arrivare al successo in maniera più rapida. Temo che sia questo un po', che posso anche comprendere come ovviamente come istinto di sopravvivenza, se vogliamo, no? Però temo che se sia quello, ovviamente l'input ad agire sia un po' complicato avere degli orizzonti di quelli di cui stiamo parlando, no? Cioè il gallerista illuminato, l'artista illuminato pure. Ma infatti, d'altronde, l'opera vive nel momento in cui è esposta, perciò è ovvio che è quasi intrinseco nell'artista nel voler avere successo, se successo vuol dire essere visti, no? Proprio nel senso più estremo del termine, no? Se avere successo vuol dire essere visti, l'opera vive solo se è vista, no? Se è esposta, se è vista, se è pubblicata, se è esposta nelle mostre, nelle gallerie, nei musei, eccetera, eccetera, insomma, no? Perciò è un po' anche complesso come meccanismo, no? Per da mettere a fuoco, no? Perché insomma, per liquidare
tutto dicendo adesso gli artisti vogliono solo il successo, vogliono diventare famosi, perché insomma è il problema della società, no? Tutta questa rincorsa sulla visibilità a tutti i costi, sulla quanti hai like ho, quanti follower ho, quell'abbruttimento direi io, no? Di base, e non si cura più ciò che si fa, ma ciò che si fa in relazione se piace o non piace. Cioè abbiamo questa spada di Damocle, no? Tutto quello che si dice, che si fa, quanto viene vista una cosa, quanto viene percepita, quanto viene, no? Adesso c'è il suo, il giù, anzi non c'è neanche il giù, c'è solo il su. Questa cosa qui ci ha condizionato tutti, nel bene o nel male, insomma, no? Perciò anche gli artisti, cioè non è facilissimo, no? Restare puri e badare alla propria ricerca in una società che è abbastanza degli artisti e della società. Farei un'ultima domanda per chiudere a Dario. E un tempo gli artisti scrivevano anche sui quotidiani, avevano un ruolo attivo, pensiamo a Guttuso, pensiamo a tantissimi altri che avevano comunque una loro pregnanza intellettuale riconosciuta e praticavano anche la scrittura attivamente, non soltanto con le interviste, eccetera. Oggi come, diciamo, come viene visto l'artista come autore, ecco, all'interno di un giornale? Io ci ho provato disperatamente. Ho provato disperatamente a coinvolgere alcuni artisti che non posso nominare, però insomma sono artisti abbastanza noti, non anziani, e è molto difficile. Io ho trovato grande difficoltà a far scrivere un artista. Non è, evidentemente non è il suo mezzo, non è il suo strumento la scrittura, non è la stessa cosa, ed è qualcosa che dobbiamo rispettare, credo. Almeno io non ci sono riuscito, ho provato, abbiamo fatto anche degli esperimenti, qualcosa è venuto fuori, ma insomma sono esperimenti che non sono stati replicati, ma non perché insomma erano dei lunghi parti che poi forse non hanno prodotto dei figli straordinari, ecco, quindi ognuno è tornato a fare quello che sa fare meglio, forse, che è la cosa migliore. Comunque no, volevo dire prima per la questione della specializzazione, io non lo so, io non vorrei veramente dare consigli in generale, penso che oggi sia molto più facile in realtà farsi vedere, mostrarsi, mostrare quello che si fa. Il problema forse è che è molto più difficile però far vedere oltre questo schermo qua l'urgenza che c'è dietro l'opera d'arte, no? La necessità che muove un artista. E quella è la cosa più difficile da far vedere, perché in fondo tutti possiamo esporre delle cose, non è difficile ormai. Molto più difficile far passare quella forza che c'è dietro la creazione, e rischia un po' di essere attutita e spenta, no? Dall'eccesso di mezzi poi sostanzialmente. E quindi anche un po' dalla mancanza di concretezza. A me piace moltissimo quello che ha detto Werner Herzog in alcune interviste, è una cosa che lui ha ripetuto più volte, che suona una provocazione, ma in realtà è molto interessante, a me piace molto, che il grande artista, da dove deve cominciare per diventare un artista? Deve lavare i piatti. Ed è una cosa che io condivido moltissimo, perché secondo me passa anche attraverso dei gesti concreti che non ci facciano dimenticare il rapporto concreto, fisico, che abbiamo con le cose. Ecco, l'espressione artistica è questa cosa incredibile, no? Una commistione tra il concreto e l'assoluto. E la forza dell'arte, secondo me, è proprio questa cosa qua, che mette insieme quanto di più concreto possibile, no? La materia che deve essere plasmata, deve essere toccata con le mani, con il corpo, però al tempo stesso il risultato è qualcosa, è un veicolo verso qualcosa che va al di là di tutto, del tempo e dello spazio, quindi è una bella grana che si prendono gli artisti, che vi volete prendere voi, che state studiando, insomma è una cosa incredibile. Però la cosa vera secondo me adesso, oggi come oggi, è far passare questa urgenza e questa forza, questa energia che c'è dietro l'opera d'arte, se c'è, e poi insomma anche qua dobbiamo trovarla, dobbiamo scoprirla. Però io penso che chi è mosso veramente dal sacro fuoco, da qualcosa che va al di là proprio anche della stessa vita, ce la fa. Le cose arrivano a un certo punto, non si sa come, non si sa quando, ma arrivano. Vorrei dare un messaggio di speranza. Diamo un messaggio di speranza. È così, no, non so, questa idea adesso, al di là di scherzi, penso che comunque poi alla fine qualcosa arriva. Forse Dario, per quanto riguarda, forse è la carta stampata che inibisce gli artisti. Io ho una rubrica dove ho chiesto a tutti gli artisti, però gli italiani, di raccontarmi un'opera solamente.
dando carta bianca, potevano scegliere qualsiasi lavoro di qualsiasi tipo. Addirittura Simone Berti, insomma, addirittura ha ipotizzato, mi ha fatto un vero e proprio racconto, scrivendo di un'opera ancora che non ci sarà ancora. Perciò, insomma, lui ha detto, vabbè, insomma, io voglio... E sono una rubrica a cui ci tengo tantissimo e va avanti, insomma, da un paio d'anni, che la rubrica si chiama I Never Explain, dove ci sono artisti più giovani e anche meno giovani, con pezzi corti, lunghi, alcuni lunghissimi, eccetera, eccetera, dove lì, insomma, proprio data carta bianca, gli artisti proprio raccontano proprio come gli pare, tra l'altro, no? Alcuni raccontando in maniera come nasce, in maniera dettagliata, eccetera, eccetera, altri alludendo a storie fantastiche, no? Attinenti, però tutto ciò che girava attorno, insomma, a un'unica sola opera d'arte, una sola. Però in realtà mi riferivo anche a un impegno degli artisti, non so, io una volta intervistai Achille Perilli, mi raccontava di dibattiti incredibili, cioè non soltanto l'artista che racconta il proprio lavoro come se fosse uno statement, no, ma anche pensare all'artista con un ruolo chiave di intellettuale che agisce, che interviene, che commenta, riflette, giudica in un senso ovviamente intellettuale, un pensiero, una visione, un altro artista magari. Intendevo questo, no? Che oggi manca questo ruolo attivo degli artisti che entrano nel dibattito, ecco, che parlano, che si esprimono in maniera anche critica. Assolutamente, no, è vero. Ma anche gli scrittori hanno difficoltà a farlo, anche gli scrittori italiani, non solo gli artisti. Certo. Gli scrittori, cioè, non so, Lorenzo, tu stai dicendo che magari c'è una sorta di, anche nelle giovani generazioni, una sorta di disimpegno per quanto riguarda che so, il racconto del reale, eccetera, eccetera. È questo che tu hai notato? No, ma anche più che disimpegno, proprio la mancanza di volontà di entrare nel dibattito, perché insomma rischiano poi di rompere troppe pedine magari e di, diciamo, polemizzare, di rompere le scatole anche a qualcuno. Cioè, prima gli artisti forse avevano anche un approccio più militante in quel senso lì. Chiaramente il clima era completamente diverso, non avrebbe senso, diciamo, fare paragoni stretto, però... è chiaro che è cambiato completamente questo. Ma forse anche, non so, io di artisti ne ho frequentati tantissimo, la sensazione che ogni opera nel suo profondo è una rottura, anche nel piccolo, non so, nel proprio piccolo. Perciò magari il militare può essere più o meno palese, più o meno simbolico, più o meno, però è probabile, no? Che se noi facciamo un confronto tra gli anni 70, gli anni 60, gli anni 70 e le nuove leve, è ovvio che magari possono sembrare superficiali, possono sembrare disimpegnati, però non ne sarei così certa, nel senso che, però insomma, vabbè, poi qui, insomma, sono una questione di punti di vista di base, no? Cioè, sono sempre scettica sugli artisti che militano che manifestano in maniera troppo palese magari un coinvolgimento sociale, politico, eccetera, eccetera, no? Perché spesso è episodico, spesso è superficiale, spesso anche modaiolo, cioè 10 anni fa... Certi versi, diciamo, sono veramente la volontà di non pestarsi i piedi a vicenda, diciamocelo con franchezza, no? E di mantenersi politicamente corretti rispetto a un sistema dell'arte che ovviamente in quanto sistema professionale è un sistema. Certo, è cambiato completamente il contesto. Prima, diciamo, io ho citato Guttuso, ma chiaramente Guttuso poi aveva anche un ruolo politico attivo, aveva anche un alone attorno di forza, di potere, aveva un partito dietro, per cui è diverso. Però c'era questa volontà comunque di esprimersi, non solo attraverso il lavoro, non solo attraverso la mostra, il display della mostra, ma anche attraverso proprio la scrittura in un senso anche violento per certi versi. Però c'era anche l'idea di comunità, di gruppo d'appartenenza, che oggi ad esempio non esiste più proprio a livello, no, sociale. Insomma, però pensiamo al progetto, facciamo nomi e cognomi, pensiamo a Vezzoli che ha fatto questo progetto
per Fondazione Prada, legato, no, a queste coppie dove il pubblico poteva interagire, eccetera, eccetera. Non so, no, lui è uno degli artisti più famosi, più affermati, lui scrive, addirittura, no, ha seguito il numero di Vanity Fair, no, in tutto e per tutto, no, nel settembre scorso, mi sembra, scrivendo, intervistando, eccetera, eccetera, perciò ne hanno sia il potere, la visibilità, le capacità. Forse però magari lo fa in maniera diversa, forse i contenuti per cui vale la pena discutere, approfondire, sono cambiati, no? Cioè, nel senso, cosa vuol dire militare? Vuol dire solo avere legami politici, avere, no, legami, prendere posizioni di qualche tipo, oppure fare come Vezzoli, no? Che cura come caporedattore Vanity Fair? Mi domando, no? La butto lì. Partecipazione, è chiaro che oggi siamo in un momento assolutamente attivo, nel senso... Tanti artisti lavorano su questo fronte, coinvolgendo anche altri, ma dalle piccole cose, nel senso dell'allestimento di una mostra che si fa insieme, una collettiva, a cose più complesse, più strutturate, è chiaro che così. Vengo da un fine settimana a Termoli, dove ero nella commissione del premio con Laura Cherubini, e Paolo Golini e altri, insomma, tutti gli artisti hanno lavorato con i loro colleghi allestendo le mostre insieme con grande partecipazione. Cioè, c'è anche solidarietà tra gli artisti, questa è una cosa bellissima. C'è anche un lavoro. Lorenzo, pensa a tutti gli spazi che nascono con gli artisti. Ah, esatto. Cioè, ce ne sono stati, magari in quell'anno che abbiamo passato ha bloccato un po' tutto e tutti, però di base gli artisti si riuniscono, si incontrano, fanno... Ma infatti non è in dubbio questo, non è in discussione questo, ma secondo me appunto manca quello che dicevamo, c'è cioè un ruolo proprio critico, diciamo propositivo allo stesso tempo, rispetto a un impegno da praticare attraverso la scrittura, ecco. Anche perché tu ti rivolgi agli artisti, però mancano anche i critici, come un tempo. Cioè, è nato il prossimo Achille Bonitoliva, cioè è nato il prossimo Longhi, cioè, nel senso c'è, ci sarà ancora, avremo ancora quella tempra, no, per scrivere, dire, prendere posizione. Perciò anche Lorenzo, anche tu, no? Cioè, nel senso, no? Noi adesso ci mettiamo a fuoco, non esistono più gli artisti di una volta, però magari non esistono neanche più i critici di una volta, i curatori di una volta. Sì, probabilmente sì, è così, certo. Penso, no? Statista, penso, però è chiaro che ad esempio il critico in effetti probabilmente non esiste più, insomma è stato scritto tanto, poi esistono ormai soltanto i curatori, cioè chi è che si prende la briga di fare soltanto il critico oggi? Probabilmente più nessuno, però non è secondo me tanto l'idea di dire non esistono più gli artisti una volta, cioè probabilmente forse il domandone, ma gli artisti credono veramente che ancora possono cambiare il mondo col proprio lavoro? Oppure come una volta, come gli artisti antichi, diciamo, oppure forse credono che il loro ruolo sia diverso. Ecco, probabilmente un altro punto di domanda potrebbe essere, no, qual è il ruolo che l'artista crede di avere oggi? Ma non so se, cioè io lo ripeto ancora, l'artista crea dei mondi volta per volta, cioè che fosse anche il suo, cioè, non so come dire, no? Non so se... Penso che ormai, ma neanche i giovani di adesso, a prescindere dall'arte, nessuno abbia proprio l'intenzione, ma neanche la capacità mentale, no? di pretendere di cambiare il mondo. Vabbè, però io sono propensa che ognuno lo cambia volta per volta con la propria ricerca, no? Se uno approfondisce, no? Ho una grande stima, no? della necessità di ciò che non può non essere dell'azione dell'artista, no? Tantissimi artisti dicono, io cosa faccio? Io posso solo fare l'artista, non potrei fare nient'altro, perché è proprio una necessità interiore, intellettuale, probabilmente loro, però vabbè, non so se hanno la capacità di cambiare, ma secondo me non lo vogliono neanche cambiare, cioè nel senso, forse è inutile anche giudicarli con dei parametri come se giudicassimo gli artisti degli anni 70. Cioè, secondo me bisogna cambiare proprio forma mentis. Sono diversi perché i tempi sono diversi. Altri parametri, altre strutture per la lettura delle intenzioni, delle ricerche degli artisti. Però, ovviamente, questo è quello che penso io, insomma, lungi da me nel dire che, insomma, che magari dovrebbero ambire a cambiare il mondo. Difficile, però.
C'era una mano alzata, ho visto, no? Posso dirlo? Sì, sì, l'ho sentito anch'io. Sì, l'avevo alzata io. Prego, Valentina. Salve, buonasera. Volevo fare una domanda, o più che altro magari un'affermazione, a cercare un confronto per quanto riguarda il discorso degli artisti. Forse può essere che anche il discorso della difficoltà di un artista al giorno d'oggi sia anche quella che si cresce dal punto di vista di noi giovani, sto parlando chiaramente, che magari cresciamo in una società, ad esempio in Italia, perché io comunque parlo dell'Italia in questo caso, dove anche dal punto di vista di studio, di istruzione, viene insegnato sempre, vengono sempre insegnate cose di una volta, non viene insegnato il contemporaneo. Quindi si va a cercare a raccontare quello che è stato il passato e non tanto il presente. Tu, Carolina, parli dei licei? Scusi? Non ho capito se tu ti riferisci ai licei oppure anche alle accademie e all'università. No, chiaramente ai licei, perché poi ad esempio qui mi ricollego al discorso poc'anzi affrontato delle specialistica del biennio, dove io ad esempio personalmente, che esco da uno scientifico, ho fatto pure la specialistica per affrontare ancora e approfondire ancora di più i miei studi per potermi permettere poi in un futuro di affrontare appunto il campo artistico, perché ne ho abbastanza carenza, essendo che a me al liceo mi hanno dato un'istruzione abbastanza scadente, addirittura l'arte sta venendo eliminata nei licei. Quindi comunque credo che gli artisti al giorno d'oggi, che siano i miei coetanei che in futuro potrebbero diventare artisti, possano trovare un po' difficoltà, anche perché una volta diventava artista chi andava in uno studio di un altro artista grande, imparava, diciamo, faceva il suo percorso pratico. Al giorno d'oggi è tutto un po' diverso, no? Quindi c'è anche un po' di differenza. Io ad esempio, secondo me, l'arte è più la migliore dal punto di vista di critica, la migliore arte che ci possa essere è quella di critica sociale. Una delle principali, secondo me, è la land art, che tra l'altro durante il periodo Covid è quella là che sicuramente è riuscita un attimo di più a fare effetto. Comunque la mia domanda e il confronto che chiedevo era quello inerente al discorso dell'artista al giorno d'oggi, appunto su questo discorso degli studi. Non so se mi sono spiegata, perché ogni volta io comincio a dire una cosa e finisco a dire altre cose. Sicuramente simpatica, Carolina. Io direi che studiare non fa mai male a nessuno, non so come dire. Adesso non voglio sembrare, però le cose più interessanti sono già state, cioè voglio dire, tu dicevi, ma ci insegnano solo la storia dell'arte senza entrare nel contemporaneo. La storia è fatta di eterni ritorni, cioè, perciò più conoscerai la storia dell'arte, più capirai che quello che stai facendo, mi sembra che tu hai delle un'indole artistica, si vede anche dal tuo studio, no? Sì. O cameretta che sia, cioè più studierai la storia dell'arte, più avrai la via spianata verso il futuro di quello che farai, non so come dire. No, ma io infatti, cioè, non è che studiare Paolo Uccello o Piero della Francesca non sia tanto contemporaneo quanto studiare Spalletti, cioè voglio dire, l'importante è come tu lo guardi, non so come dire. Cioè, sì, assolutamente, però dico, studiare la storia, capì? Sì, però non ci dovrebbe essere un equilibrio un po' maggiore, perché ad esempio personalmente, se in un futuro ora voglio andare ad aprire una galleria l'anno prossimo, sicuramente non la vado ad aprire, perché poi qui si parla anche del cambio dei tempi. Io sicuramente la galleria che vorrò aprire non sarà una galleria classica, diciamo la classica galleria d'arte dove si va a fare solo esposizione, sarà una cosa dove, conoscendo la mia generazione e quello che sta nascendo ora, sicuramente vado ad integrare altri elementi, me la studio in maniera tale che possa essere una cosa che coinvolga direttamente, che vada d'impatto nella società, che coinvolga, che alle persone arrivi direttamente, che non sia una cosa, perché sapro la classica galleria, già i miei coetanei non se la calcolano proprio, perché Carolina, fallo, non io lo faccio, cioè è il mio progetto. Però dico, cioè, per questo secondo me al giorno d'oggi gli studi dovrebbero prevedere anche quella che è l'attualità, perché ad esempio in Italia un altro problema è come quando al liceo si studia la storia, parlano della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, però della contemporaneità non ne parlano mai, e quindi noi ci ritroviamo a sapere quello che è accaduto in passato, ed è importantissimo,
però ci si può dedicare soltanto un anno di studi. E poi successivamente si dovrebbe sapere contemporaneo, perché del contemporaneo al giorno d'oggi, soprattutto i miei coetanei e io personalmente, abbiamo veramente grandi carenze e ignoranze. Perché mi ci definisco ignorante da questo punto di vista? Certo, capisco. Lorenzo, fatti avanti, sei tu il loro professore. Tu li devi illuminare. No, io sono esterna, non c'entro niente. Scusate. Grazie Carolina. Grazie doppiamente, visto che non sei nostra studentessa. No, io studio moda, non c'entro nulla, però siccome i convegni mi interessano sempre, mi sono permessa. Brava, fai bene. Grazie, anzi. Allora, un messaggi da studenti molto entusiasti, altrove pieni di entusiasmo su questo nostro incontro, che infatti è andato avanti anche oltre, diciamo, la solita ora che pratichiamo. Ambra. Sì, c'è un'altra domanda forse di Simone. Simone, no. Facciamo fare una domanda breve breve, così la usiamo per chiudere. Simone, non salutarci di nuovo tutti da zero. No, prometto che non saluterò nessuno. Allora, io per rispondere rapidamente alla collega Carolina, che tra l'altro conosco, è una cara amica, io penso che il lavoro di un artista oggi sia quello di, come lo è sempre stato negli anni passati, quello di deaccademizzarsi, quello, noi studiamo l'arte contemporanea, noi dobbiamo distruggere l'arte contemporanea. Quello che dico sempre io, quello che è il mio motto, fondamentalmente è quello di ritrovarsi in uno stato di coma, di keep out of modern art, uscire fuori dall'arte moderna per decostruirla e per ricomporre una propria forma d'arte. Non bisogna più pensare alle correnti artistiche, ma bisogna pensare ad un proprio pensiero. Quindi penso, Carolina, che un punto di partenza positivo sia quello di entrare bene a conoscenza dei grandi movimenti artistici e di non seguirli proprio, di essere antiaccademici in tutto e per tutto. Quindi questo era il mio pensiero e spero possa essere di buon auspicio per tutti noi, e di essere antiaccademici. Quindi studiamo le lezioni del professore Madaro per essere antiaccademici. Ecco, ma chiosa mi sembra perfetta. Esatto, basta, non posso dire più nulla, io chiederei così Lorenzo. Va bene. Prendi l'arte e mettila da parte, ecco. Esatto. Grazie davvero del vostro tempo, della vostra pazienza, della vostra generosità, grazie a tutti i ragazzi che ci hanno aiutato e che sono dietro le quinte appunto di questa serie di incontri, perché ci sono, cioè sembra un'attività semplice ma invece è anche ben più complessa di quello che può apparire da questi schermi. E a Sebastian Passati che ci assistono sempre con grande impegno. Esatto. Grazie. Arrivederci, grazie, a presto. Grazie Dario, grazie Elena. Grazie. Grazie a voi. A presto. Grazie mille. Arrivederci.